tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video haul tanto atteso per quanto riguarda Primark. Sono stata svariate volte da Primark e sono riuscita a racimolare un bel po' di cosucce per quanto riguarda Stitch. Mi scuso se mi vedete sudare perché si sta morendo dal caldo. Sto aspettando di prendere i ventilatori, quelli piccolini. Nel frattempo qui ho il ventaglio perché si sta veramente sciogliendo, magari scioglie un po' di grasso, ma chi lo sa. Allora, come vi ho detto, ho preso un bel po' di cose per quanto riguarda Stitch. Per non mettervele in vari video, ho voluto fare un video proprio apposito solo per lui. La prima cosa che vi faccio vedere è questa bottiglia. Queste sono le bottiglie termiche. Vedete, c'è Stitch disegnato piccolino, mi piace tantissimo. E questa è piccolina al confronto dell'altra. Aspettate che ve la faccio vedere perché ne ho preso un'altra, che è questa. Vedete la differenza? Che è molto più, questa è molto più piccola. Questa è in latte, ovviamente, come tutte le altre bottiglie termiche, fatta in questo modo. È carina perché io ce l'ho tutte grandi, almeno così ce l'ho anche piccolina per le borse, perché non c'entra niente. Io sto sudando, mi sento gocciolare. E poi, come vi ho fatto vedere, aspettate, questa è costata 7 euro ma c'era lo sconto. E poi ho preso questa, è di plastica trasparente, molto carina perché è tipo estiva, perché ci sono gli ananas Stitch, tutti i fiori, le palme. Questa è costata 6 euro, ma l'ho presa anch'essa scontata. E questa è la solita bottiglia, però invece di essere in latta è di plastica. A me piacciono tantissimo, specialmente in estate. Sapete tutti che mi piace collezionare anche le bottiglie, però li utilizzo, veramente li utilizzo. Poi andiamo avanti, non c'entra niente con l'estate, però l'avevo comprata quando fu la prima volta che ci andai, quindi ve la faccio vedere, ma questa la conservo così com'è. E sto parlando di questa coperta in pile, che è morbidissima, anche in questo periodo è una mano santa, assolutamente no. Questa è costata 12 euro, di questa non mi ricordo di averla presa con lo sconto. Comunque mi piace tantissimo il disegno che vedrete quando l'aprite, è questo qua. Mi piace tantissimo questa, adesso la conservo, la metterò nelle cose invernali. E la volevo prendere perché certe volte o sopra il divano oppure nella poltrona, oppure anche qui mentre mi trucco in inverno mi metto la coperta di sopra, quindi chissà, me la tengo qua nella mia postazione sicuro. Poi vi faccio vedere una cosa che è adatta a una persona che ha, quanti anni ho? Non mi ricordo. Ho comprato Stitch. Ho comprato Stitch, lo volevo, volevo anche Angel, ma non l'ho trovata quel giorno. Io devo dire che i prezzi sono bassissimi per quanto riguarda questi peluche, mi piace tantissimo. Se la vede Chloe sicuramente me la toglierà, però me la voglio conservare perché fa anche, vedete la lucina qui nelle guanciotte, fa la lucina ed è molto molto carina. Veramente bella bella bella, e mi è piaciuto proprio il peluche. Io adoro i peluche, prima ne compravo tantissimi, poi ovviamente avendo i maschietti non li ho più presi. Questo è costato 12 euro, cioè un peluche della Disney di Stitch 12 euro. Ditemi voi se non è un prezzo ottimo per quanto riguarda questi oggetti, anche per fare un regalo, per la qualsiasi cosa. Io ovviamente, essendo che faccio la collezione di tutto, diciamo, quello che riguarda Stitch, l'ho voluto prendere. Poi vi faccio vedere una cosa che quando l'ho vista sono rimasta a bocca aperta, e sono le tazze. Queste sono le tazze di Stitch ed Angel, la sua fidanzatina. Sono molto molto belle. Adesso ve la faccio vedere aperta, perché tanto li toglierò da qua dentro, li metterò in una cosa che vi faccio vedere dopo. Ve ne faccio vedere una come simbolo, diciamo, della tazza. Ha il manico a forma di cuore e di questo azzurro
carta da zucchero, bello bello veramente, tipo un azzurrino delicato. E poi l'altro ovviamente, qui c'è Stitch e invece in questa c'è Angel, la sua fidanzata, tutta rosa. Sono veramente molto 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 belli, a me sono piaciuti tantissimo, non vedo l'ora, anzi ve la faccio vedere. Tanto di qua li devo togliere. Questa è Angel, vedete? Ma che amore che è questa! Ovviamente non pensate che io sia da sola, perché c'è Chloe che è messa sdraiata, sente caldo. Ho dovuto lasciare la porta aperta qui dell'entrata, perché quella del balcone non si può aprire, ma lei sta soffrendo tantissimo, è caldo, e quindi però vuole stare qua, che ci posso fare? Comunque, le tazze sono queste, ovviamente le potete anche utilizzare, ma io ovviamente non le utilizzerò. Poi andiamo avanti. Pesco nel sacchetto e ho preso questo set per quanto riguarda la cartoleria. In questa bustina, che è molto molto carina, troviamo questi prodotti che adesso vi faccio vedere. Vediamo se riesco. Allora, prima di tutto la bustina è carina perché è disegnata con Stitch qui all'interno ed è molto molto carina, devo dire. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo un quaderno di questa dimensione, quindi abbastanza grande, con le pagine tutte a righe, semplicissimo. Poi, vediamo se riesco a fare un video corto. È un pochettino sporco, ma non ci fate caso. Poi c'è questo quaderno sempre a righe. Poi c'è questi post-it molto molto carini. Poi un righello, una matita, una penna, un temperamatite e una gomma. Veramente molto molto bello, anche per i ragazzini che vanno a scuola, che piacciono, diciamo, queste cose come disegni e tutto, è molto carina. Poi andiamo avanti. Per l'estate ovviamente ho preso le ciabattine di Stitch e sono queste, mi piacciono tantissimo, mi piace proprio il modello che è tipo tutto gommato ed è molto molto bello. Vi faccio vedere il disegno per com'è, che è così. Ed è molto carina. Io l'ho provata e ho dovuto prendere il, no, non è il 38, il 41. Infatti, fateci caso, anzi, vi volevo dire questa cosa. Qui ovviamente c'è scritto il 38, non era il 38, ma il 41, perché io non l'ho mai preso il 38 nella mia vita. E le ho pagate 9 euro. Vi volevo dire di fare caso, ovviamente fate attenzione, che certe volte non corrisponde al bollino, perché molto spesso capita che le persone, o quando provano o anche diciamo sbadatamente, cambiano le asticine nelle scarpe. Mi è capitato perché sia queste che altre ciabatte avevano il cartellino scambiato, quindi per questo ve lo dico. Poi ho preso il cavetto per quanto riguarda l'iPhone. Ho preso questo qui di Stitch, c'era anche di Angel, però l'ho voluto prendere così di Stitch. C'è sia l'adattatore per quanto riguarda iPhone che Samsung, credo, non lo so, o altri tipi di adattatori. Mi piaceva tantissimo perché qui c'è Stitch messo così ed è molto molto carino. Pagato 6 euro. Poi ho preso l'asticina per quanto riguarda per tenere, diciamo, il cellulare. Questo lo voglio mettere quando prenderò la cover di Stitch. Quelle che c'erano non mi piaceva e quindi non l'ho voluto prendere. Questa qui è quella di inserire tipo le due dita, non lo so, così, invece di avere il gancino, questo qua che c'ho io. Invece di prendere questo, ho deciso di utilizzare questo qui da inserire le dita, ovviamente con Stitch, e questo è venuto 3 euro. Poi ho voluto prendere le penne, sempre sono 4 penne a 3 euro, veramente molto molto carine. E poi, sempre per quanto riguarda Stitch, ho preso questo,
che adesso vi faccio vedere cos'è. Lo apriamo piano piano. Questo veniva 6 euro ed è un set dove troviamo una penna e questi qua. Allora, questo tipo è una specie di portafotografie, potete mettere anche una foto, però io lo terrò così. E qui abbiamo ancora non l'ho visto. Ah, un tipo potete scrivere o potete disegnare, tipo album da disegno, che è molto carino. Qui non ha le righe, ma poco importa. E poi c'è questo qui, che cos'è? Ah, dove mettete, diciamo, i disegni, tipo una specie di carpetta dove potete mettere i disegni che fate. Queste sono molto carine come cose da regalare ai ragazzi, come me. E poi c'è un quaderno così abbastanza grande, abbastanza pieno, devo dire, tutti fogli a righe con Stitch nella fine. Ed è molto molto bello, anche come idea di regalo, devo dire che fa una bellissima figura. Andiamo avanti. Sempre per quanto riguarda la cartoleria, ho preso altre cose. Allora, prima vi faccio vedere questi due perché sono uguali, quindi questo già me lo tolgo uno dei piedi perché ne ho presi due involontariamente perché ci sono state in varie tranche e quella volta mi sono dimenticata di averlo preso. Anche se la mia migliore amica già mi aveva detto guarda che già ce l'hai, e io no, 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 e l'ho voluto prendere. Questo l'ho preso scontato, era 5 euro ma io l'ho preso di meno ed è un quaderno proprio per gli appunti, è a righe, abbastanza grande e ci sono gli spazietti proprio per le cose che dovete fare. Io essendo sto facendo la scuola di make-up mi serviva un altro quaderno e quindi ho preso questo, però involontariamente ne ho presi due. Meglio, no? Two milk one, no? Poi ho preso un altro set per quanto riguarda cartolerie a 2,50 euro. Trovate i colori, gli stickers e un block notice. Adesso ve lo faccio vedere. Per questo vi dico, come idee regale sono molto molto carine. Cioè, io le avrei acquistate tranquillamente. Qui abbiamo le matite, che sono le matite colorate, pennarelli colorati. Poi abbiamo il block notice di Angel, quindi potete prendere, cioè no, il block notice, l'album da disegno, scusate, ho sbagliato, non è un block notice, è un album da disegno con tutti i disegnini di Stitch ed Angel, molto molto bello. E poi c'è questo che non vuole uscire, che è un altro album da disegno. Guardate che carino Stitch qua. Mamma mia, ma è troppo bello. Guardate. Bello, bello veramente. E Stitch Angel. Questi sono da colorare, ovviamente ci sono anche i colori. Per 2,50 euro devo dire che è ottimo. Scusate se mi vedete guardare dall'altro lato, ma è perché c'ho la televisione da questo lato. Poi aspettate che esco le cose. Poi, sempre per quanto la cartoleria, per quanto sempre per quanto riguarda la cartoleria, ho preso la penna, questa qui di Stitch, con il tappino, vabbè, sigillata, con il tappino e Stitch qua sopra. Poi ho preso questa penna che fa tutti i colori. Aspettate, la penna è costata 2 euro. Questa è costata anch'essa 2 euro. Questa mi fa andare indietro con l'età perché la utilizzavo quando andavo alle medie, forse. Carina anche questa con tutti i colori, quindi in base a come vi va scrivete. E poi ho preso la femminuccia Angel, avevo preso Stitch, quindi ho preso Angel, anch'essa 2 euro. Poi ho preso questo set per quanto riguarda sempre articolo cartoleria. E aspettate che lo apriamo e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Si apre. Allora, questo è così. Si
si apre e all'interno trovate gli oggettini per quanto riguarda la cartoleria, la pinzatrice, la forbice, lo scotch, l'evidenziatore, molto molto carina. Questo 3 euro, diciamo, è anche portatile. Ci sono anche gli stickers, c'è lo scotch, cioè guardate lo scotch. La pinzettatrice, guardate, è piccolissima, no, 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 troppo troppo carina e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho preso un'agenda, io appassionata di agende non potevo non prenderla, questa è bellissima, è tutta blu gommata con stitch in, cioè in stampa. Poi si apre e c'è Angel, ovviamente c'è la sua fidanzatina, qui c'è il posto dove volete mettere voi le cose e poi si inizia con tutte, cioè non so se si vede, così. E poi ovviamente c'è tutto il resto, qui ho paura che mi cade tutto. Poi ci sono vari disegni di Stitch, varie cose, aspettate. Tipo, vedete? Queste cose così. Devo dire che è molto carino, è fatto anche molto molto bene. Qui ci sono i giorni della settimana. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Anche per, io adoro scrivere. Sono una appassionata di poesie, quindi mi piace. E qui poi c'è un block notice che poi potete, diciamo, strappare i fogli e metterli all'inizio. Questo è costato 7 euro. Un'agenda 7 euro, non lo troverete da nessuna parte. Poi ho preso un altro quaderno, sempre per quanto riguarda Stitch, 4 euro, e c'è sia il quaderno che la penna che gli stickers. Qui abbiamo gli stickers. Non so, si vede, sì, eh? Gli stickers, come se non state rispondendo. E poi abbiamo un quaderno tutto a righe, semplicissimo, però ha pure la penna. E questo è l'altro. Sono un po' rovinato. Questo è l'altro. E poi, sempre per quanto riguarda Stitch, ho preso questi 3 quaderni al prezzo di 3,50 euro. Sono 3 quaderni. Adesso ve li faccio vedere, vediamo se riesco a farveli vedere. Ci riusciamo. Abbiamo questi 3 quaderni, sono molto molto belli, sono tutti a righe, quindi sono tutti uguali. E abbiamo qui è Angel ed è qua. Poi abbiamo Stitch ed Angel, molto molto carini. E poi abbiamo questo che è olografico, dove c'è Angel, molto molto bello. Sono veramente molto belli come per quanto riguarda cartolerie, per quanto riguarda la cartoleria. Poi ho preso questo che è una specie di alzatina sempre con Stitch. Questo l'ho preso scontato e nemmeno lo sapevo. Costava 18 euro e io l'ho preso la metà. Ora non mi ricordo se era 9 euro, ma io mi ricordo 7 euro, ma comunque. Poi in caso vi farò sapere. E aspettate che vi faccio vedere che cos'è. Mamma mia, è tutta confezionata. Vediamo se riesco. Perché ve la volevo far vedere. Proprio per com'è bella. È confezionata benissimo. Eccola qua. Questa, mamma mia, che pesante. Questa è l'alzatina. Ovviamente qui davanti c'è Stitch e di dietro c'è la parte di dietro di Stitch. È così in azzurro ed è molto molto bella. Ovviamente è in ceramica, abbastanza pesante. E qui volevo mettere o quelle tazze che vi ho fatto vedere poco fa, oppure, aspettate che la riposo, volevo mettere queste. Ho preso altre 2 tazze, ovviamente queste sono per abbellimento, non le utilizzerò perché sono molto carine, ho paura che si rompono, con le faccine di Stitch ed Angel. Questa è con la faccina di Stitch e questa la volevo mettere sopra l'alzatina. Questa è così. E poi c'è la fidanzatina, quindi c'è Angel con questi occhioni, è molto molto carina, cioè
sono molto belle. Non so se metto le penne, metto i pennelli, una cosa del genere, però è molto molto bella, quindi non potevo non prenderla. Aiuto. Poi, sempre per quanto riguarda Stitch, ho preso il portachiavi, questo lo devo mettere per le chiavi di casa, ed è costato 1,50 € ed è tipo plastica, cioè una specie di plastica. E poi, visto che sono amante di make-up, non potevo non prendere il piegaciglia di Angel. Ho trovato solo quello di Angel, volevo anche quello di Stitch, ma non c'era. E ho preso questo a 2,50 € un piegaciglia normalissimo. Aspettate che ve lo faccio anche vedere. C'è care, molto carino, ma quanto è carino, carino, carino. E qui abbiamo il piegaciglia. Cioè, carinissimo, questo è in gomma. Troppo bello, c'ha anche il blocco. Bello, bello veramente. Sono rimasta molto contenta di averlo preso. Le ultime due cose che ho preso e poi ho finito per quanto riguarda Stitch, ho preso questi asciugamani, li ho presi scontati, invece di 6 euro l'ho prese 3 euro e sono questi asciugamani così, ne ho prese due paia. Perché ho preso questi? Io li utilizzo per asciugarmi il viso. Ovviamente abbiamo gli asciugamani per quanto riguarda le mani, ma io, avendo anche una pelle abbastanza delicata, volevo un asciugamano per quanto mi riguarda personale e quindi ho voluto prendere questi. Ormai tanto li dobbiamo aprire e sono abbastanza grandi, come vedete. Sono molto carini. Qui abbiamo Angel e anche in questo abbiamo Angel, però con la parte, diciamo, bianca. Molto molto carino, veramente mi piacciono tantissimo. Come ultima cosa, ovviamente non potevo non prendere una maglietta, ovvio. Vi ho detto anche nell'altro video che le magliettine di Primark mi piacciono tantissimo come cotone, veramente ottime, veramente. Veramente ottime, veramente non si può sentire. Comunque, veramente ottime. Ed è questa magliettina con Stitch. Ed è carinissima, abbastanza grande proprio per questo periodo, perché a me piace, diciamo, mettere sì magliettine aderenti, ma anche mettere abbastanza larghe, ampie, che non, diciamo, non si fa vedere, dice, le forme. Ho preso la L, credo che siano oversize perché mi sta così, poi ve li farò vedere indossati, e l'ho presa a 10 euro. Sì, 10 euro. E questa è la magliettina di Stitch. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Stitch è questo, che sono dei patch per quanto riguarda la pulizia del viso o lo struccaggio, come volete voi. Ho preso questo al prezzo di 3 euro e vi faccio vedere come sono all'interno. Sono i patch occhi che servono per struccare, vedete? Sono molto molto carini, sono in tessuto, quindi li potete anche riutilizzare, li lavate nella lavatrice, li mettete sempre in questa retina e li potete utilizzare, riutilizzare, perché si possono anche lavare in lavatrice. Questi sono ottimi per struccare il viso oppure per mettere le maschere o per qualsiasi altra cosa. Allora, ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti, ditemi se anche voi siete appassionate di Stitch, io sono tantissimo appassionata e lo vedete in questo video proprio, ditemi quale personaggio vi piace e se anche voi, come Daniela mi ha fatto sapere che lei piace il pupazzetto Yo, quindi l'asinello, io invece sono pazza di Stitch, quindi se posso e ho la possibilità compro tutto quello che riguarda Stitch. Niente ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!